Bene, buonasera, buonasera, benvenuti a questa serata. Noi innanzitutto voglio salutare il professor Paolo Neri, che molto gentilmente è venuto a parlare di una materia che potrebbe per lui essere insolita, diciamo la storia di personaggi senesi, perché come sapete noi facciamo una rassegna, diciamo, continua di personaggi che sono stati un po' indirizzati spesso nel viale dell'oblio a Siena. Magari a Siena ci si ricorda che ha vinto il Palio prima della guerra, della nostra contrada, compreso Fantino e Cavallo, e non ci ricordiamo spesso di chi era il personaggio a cui è intitolata la via che tutti i giorni percorriamo per andare al lavoro, per andare a casa, per andare per i nostri agi e sollazzi, diciamo. E abbiamo cominciato da tempo qui al nostro centro a passare in rassegna queste persone che sono un po' dimenticate, non tanto la loro fama è ancora fulgente, ma per i senesi siamo un po' particolari, no? Siamo legati a certi canoni e tendiamo a scordarci di altri, e noi invece come centro vogliamo piano piano ricordare tutti questi. E quindi stasera tocca a Marcello Biringucci. Marcello Biringucci non è solo il piazzale al di fuori della Porta San Marco, è qualcosa di più che io non voglio affrontare, perché in maniera così adatta e colta ci penserà il professor Neri. Io voglio presentare il professor Neri un po', perché ci fa questa, diciamo, cortesia culturale di affrontare un tema che lui, ricercatore, docente universitario, fondatore del Centro Ricerche della Sclavo, quell'organismo scientifico da cui è nato, perché lui l'ha visto, l'ha scoperto e l'ha mandato insieme a altri a girare il mondo, e ora il mondo ce lo invidia. Rino Rappuoli l'ha scoperto lui e l'ha, ci ha investito sopra, ha visto l'affare su questo, l'affare in senso di validità della persona. Quindi questo personaggio a cui dobbiamo la fondazione, io me lo ricordo perché ero già allo Sclavo quando è stato costruito fisicamente il centro ricerche, e devo dire che è stato il centro ricerche che ha costituito poi un incentivo da Sclavo passare Cairo, Biocine, Cairo, Novartis, GSK attuale, perché c'era questa entità internazionale, di sapere internazionale, che appunto il professor Neri ha fondato. Quindi essere qui stasera e diciamo affrontare un argomento un po' particolare, diverso, storico, di un personaggio senese, ecco, è da sottolineare. Per questo noi lo ringraziamo, ma gli diciamo fin da stasera non è finita qui, perché c'è già un libro che lui ha scritto, editato su Achille Sclavo, visto in maniera familiare, sull'ambito familiare, che già noi conosciamo, perché a noi Gruppo Anziani Sclavo ce ne ha fatto omaggio in occasione del pranzo di settembre. E quindi avremo piacere se venisse presentato anche qui alla Lunga Gioventù, a cui noi, e poi anche visto che questa pandemia non è, sembrava una cosa veloce, ma non è veloce, si potrebbe anche, a conoscenza di tutti, fare una seratina a parlare di vaccini, e chi meglio di lui può parlare di questo argomento. Per cui una serata monotematica, comunque magari stasera a fin serata un pizzichino di informazione gliela estorceremo su questa attualità che stiamo vivendo, e così, senza intavolarci il pomeriggio che faremo stasera, un antipastino glielo harpiremo, e lui sicuramente non si sottrae mai
a queste provocazioni, diciamo, bonarie e di informazione culturale, scientifica, e anche stasera sicuramente ci risponderà. Quindi io voglio sapere stasera di questo personaggio come voi, perché non voglio entrarci, per me è un voglio che rimanga, fino a qui non si sa tutto, voglio che rimanga il piazzale fuori Porta San Marco. Invece dietro c'è un personaggio che il professor Paolo Neri ci spiegherà. Quindi la parola a te, Paola. Grazie Gigi, grazie a Una Lunga Gioventù, perché per me, ringrazio, perché parlare mi piace tanto, anche troppo. A mia moglie dice parlo troppo, e infatti ogni tanto mi dà calci sotto il tavolino, anche esagero, però qui qualcuno me lo deve dare un calcio, perché sono un po' logorroico. No, vi ringrazio perché fa sempre piacere parlare di cose senesi e di una Siena che va oltre le mura, perché questo bisognerebbe ricordarlo sempre. Questa non è un borgo, questa è una piccola capitale, piccola, ma è una capitale. C'ha un suo linguaggio, c'ha una sua storia, c'ha un suo modo di essere, anche la cucina, se volete, è tutta sua, perché è autentica, e questo è un'eredità che ci viene da lontano e che non dovremmo perdere, anche se ci sono molti che provano a farcela perdere, ma insomma noi ci dovremmo difendere. Io ringrazio perché io ho due passioni, per dire la verità. Una è stata la scienza, vabbè, ma forse la passione più vera, lo sto scoprendo ora che sono ormai carico d'anni, è la storia. A me la storia è sempre piaciuta tantissimo, e ora sto un po' mettendo insieme le due cose, con questo libro di Achille Sclavo, del mio nonno, che ha tanti ricordi, soprattutto le lettere che lui ha scritto per tutta la vita, la nonna, stavano lì alla base, c'è un amore durato una vita, e fra l'altro non ne voglio anticipare, ma in realtà la cosa più bella è una lettera d'amore che lui scrisse a 20 anni a quella, e poi è stata la sua moglie, un amore durato la vita. E poi, quindi, è una cosa scientifica, però è storia, è la storia dei sentimenti, la storia. Ora ne sto facendo un palloncino su Semin, perché questi personaggi sono come delle statue piene di incrostazioni, bisognerebbe tirarli via quello che c'è stato depositato per far venire fuori la persona, perché dietro ogni personaggio c'è un uomo e spesso una donna vera che spiega tante cose. Marcello Birigucci, come l'ho conosciuto? Per caso, da un articolo che prima della guerra scrisse Virgilio Grassi, grande di Virgilio Grassi, e una era dedicata a questo Marcello. Io non sapevo niente, mi chiedevo, anche sono curioso di indagare perché l'hanno messo, credo ci sia un errore, lì l'abbiano messo, forse l'aveva messo a Vannoccio Birigucci, di cui parlerò, che è stato un suo antenato, quel piazzale, ma insomma questo è un altro discorso. E poi con questa persona ho avuto un'altra persona, che è stata Alessandra Pepi, che stava organizzando l'archivio delle Pie Disposizioni, che poi vedrete perché, e lei mi dette la copia, si fece la fotocopia del testamento di Marcello Birigucci. Allora ho cominciato a conoscere questo personaggio, che è straordinario, perché è uno, ma nel XVIII secolo, lui è morto nel 1727, e nella società del tempo compare questa persona veramente rara, perché sfata anche un mito, che i senesi non sono imprenditori, che tutti dormono, che non è mica vero, alcuni parecchi dormono, ma tutti, c'è parecchia gente e sveglia, lui era uno di questi, in particolare in quel momento, in quella società dominata completamente dalle grandi famiglie aristocratiche che possedevano tanta terra, tutto intorno, e che quindi avevano il potere sulla città. E lui è anche lui è un nobile, diciamo, io non uso volentieri questa parola, preferisco dire patrizio, perché in realtà l'aristocrazia italiana non è come quella francese e inglese che viene dalle corti, viene dal mercato, perché tutte queste grandi famiglie, che ora sono così, dai Chigi, Piccolomini, sono tutti venuti dal basso, sono venuti i famosi Spannocchi, la famiglia Spannocchi nasce da un tizio
che aveva ottenuto la fornitura delle draperie vaticane, cioè forniva tutte le stoffe necessarie per vestire, vi potete immaginare, la corte pontificia. Ebbe questo privilegio, non so come l'ebbe, rischiò di perderlo, per sua fortuna il Papa ne venne Pio II, un senese. Ah, un senese, no, no, questo non si tocca. Allora lui alla fine aveva fatto tanti di quei soldi che andò a fondare una banca, però lui nasce da questo. Ma sa quanti nascono da queste idee? Perché tutta l'aristocrazia italiana è aristocrazia del denaro e dell'impresa, non è. In Francia c'è la corte, fa il conte, il marchese, in Inghilterra, da noi no, non è così, perché la parte, il sud no, ci sono i regni, ma la parte c'è, nord è repubblicana, e quindi è più giusto chiamarli patrizi, cioè i padri della patria, come si chiamano anche in Germania, quelli della parte sud del Baltico, sono le città libere, sono patrizi. Anche lui è di questa famiglia. Dunque, questo Marcello Biringucci, ripeto, è interessante perché è unico, e naturalmente non è uno scrittore, non è un artista, non è un uomo colto, uno ha fatto una baracca di una quantità di soldi spropositata, e là non è nato povero, è nato ricco, perché ha ricevuto dalla famiglia un sacco di roba, si vede non gli bastava, si mette a fare proprio l'imprenditore. Infatti l'ho intitolato il Cavaliere, ma vedremo perché il Cavaliere Marcello Biringucci è un imprenditore del XVIII secolo, cioè lui nasce nel 600, ma nella fine del 600 muore nel 1727. Ecco, dove lo troviamo? È andato a San Vigilio, a destra dell'altare, c'è il suo monumento funebre, che lui dispone, e la moglie gli fa il monumento. Questo è di uno scultore molto importante senese, si chiama Mazzuoli, e è un bellissimo. Qui, ecco, la prossima c'è anche il busto, si vede da vicino, eccolo lì col parruccone che guarda, un bello fasciuto, e lui lì è sepolto, lui e anche poi dopo la moglie morì nel 1733, poi erano molto legati, morì e si fece seppellire. Poi c'è la terza, ecco, poi c'è la lapide sotto, ora non si legge, una lapide in latino dove dice questa cosa, che soprattutto loda la sua attività in favore dei giovani, e infatti la sua cosa più importante sarà l'alunnato Biringucci, che è stato uno strumento incredibile. Ecco quando si ricordava Gigi Brogi che noi si era mandato per fare Rappoli, Porro, tanti ragazzi, io forse non lo conoscevo ancora, ma questa idea che bisognava fare giovani di talento, bisogna incoraggiarli e farli conoscere il mondo esterno, non rimanere qui a Siena a ingrullire magari nelle compagnie, eccetera. Vedrete poi l'alunnato che prevede proprio questo. Non lo sapevo ancora, ma forse senza saperlo ho cercato di seguire questo che fece Marcello Biringucci. La prossima. Allora, questo Marcello Biringucci, io scusate, sto seduto perché mi fa male la schiena, perché gli anni mi pesano sulla spina dorsale. Comunque, vedete, era la famiglia, una famiglia abbastanza antica, anche se non è una delle famiglie principali di Siena. Era originaria di Toiano. Già nel 1300 molti Biringucci avevano incarichi nella Repubblica. Ci fu un Giovanni di Pietro che fu rettore della Sapienza, cioè dell'università. C'è stato un altro Marcello, un grande giurista. La Sapienza, cioè l'Università di Siena, era il rettore dell'Università, penso, in via della Sapienza, perché la sede dell'Università era lì, si chiama così perché aveva sede dove c'è l'intronati, poi dopo fu portata nel palazzo attuale, che era dei Gesuiti, e fu portata quello davanti, dove ora era un palazzo dei Gesuiti, ci fu trasferita più tardi, ma inizialmente stava lì. Poi Matteo, questo Cavaliere di Santo Stefano, anche Marcello Biringucci, vedevo, verrà ordinato, come dicevano, Cavaliere Santo Stefano, è quell'ordine fatto dai Medici, da Cosimo dei Medici, soprattutto per combattere i barbareschi, è un ordine militare come l'ordine di Malta, e quindi lui è, anche lui non ha combattuto, ma insomma era un titolo importante. Giovanni è il nonno di Marcello, è quello che fa, ha diversi possedimenti in Valdelsa, le mulini e le gualchiere. La gualchiera è una macchina per fare, per impermeabilizzare la lana, no? Per fare il feltro, è un martello che batte, serviva per rendere, nella lavorazione della lana lì utilizza l'acqua, la forza idraulica dell'Elsa per queste cose, è nel dominio fiorentino, ma insomma già è granducato, non c'è che ci sia passaporto.
e istituisce, poi parlerò, questo fideicommisso con questa roba, e poi cercherò di spiegare cos'è. Il più importante di tutti è Vannoccio, nato nel 1480, morto nel 1539. Vannoccio è importantissimo perché pubblicò a un certo punto il trattato della pirotecnia, cioè è un trattato di metallurgia, come si cavano metalli, come si trattano, come si purificano, ed è fece un grandissimo clamore internazionale questo. Lui era praticamente un architetto ed era praticamente nella cerchia di Pandolfo Petrucci. Pandolfo Petrucci cerca di diventare, anzi diviene signore di Siena, cerca di dinastia come fare una dinastia come Medici, però i figlioli sono poco buoni, non riesce, questa dinastia non dura, un paio prima finisce dopo di lui. Esatto, è magnifico, il Palazzo del Magnifico, e fra l'altra cosa buffa, che il titolo di Magnifico glielo danno i fiorentini, lo chiamano, perché Machiavelli ne parla di Pandolfo Petrucci, ne parla come di una persona di estremo, di grande cervello, e dice una cosa Machiavelli molto bella, dice il cervello dei principi, oggi dovrebbe dire anche dei politici, sarebbero come principi, è di tre tipi, il primo intende da sé, ed è eccellente, il secondo intende quel che altri intende, è ottimo, il terzo non intende né da sé né gli altri. Ora, ma lui lo classifica un cervello di secondo tipo perché aveva un segretario che è Antonio da Venafro, un dottore napolitano, che ormai Machiavelli ci si intende talmente bene, dice non era nessuno che non conoscesse Antonio da Venafro, il segretario che non stimasse, che Pandolfo era eccezionale perché aveva un segretario eccezionale. E è una grande verità, perché spesso questi uomini di potere si circondano di leccapiedi, di cose. Quando si vede un uomo di potere e c'ha intorno delle persone in gamba, vuol dire che è in gamba, che non ha paura di essere spodestato, perché in genere questi uomini di potere hanno sempre paura che qualcuno gli levi la seggiola, allora si circondano di personaggi. Questa è una, e quindi è Pandolfo. E questo Vannoccio è uno, e siccome Pandolfo, prima di riuscire a diventare signore di Siena, gli è capito guai, perché i nove non erano amatissimi, perché erano poi quelli che hanno fatto le cose più belle a Siena, 75 anni di pace, fra le altre cose, e quelli che fanno, capiscono che con Firenze non è il caso di fare la guerra, a Firenze gli interessa solo la Valle dell'Arno, dopo la scopola di Montaperti, con Siena non ci vengono più i fiorentini. Invece si stabilisce un grande rapporto di commercio con Firenze. Ora non vorrei divagare, ma c'è stato un libro recentemente, ha fatto una studentessa della Piccinni, si chiama Carne in rivolta, e le ha dimostrato, è un grande libro perché dimostra che nel 300 tutte le carni di Siena riforniva Firenze di carne e anche Bologna. E perché? Perché mentre nella valle dell'Arno è stretta e conviene fare un'agricoltura intensiva, poi la filiera è corta, qui c'è questi vasti spazi, e siccome queste robe arrivavano dalla Maremma, ma arrivavano perfino dalla Puglia, e quindi arrivavano a piedi, non col camion, arrivavano secchi, e allora bisognava ingrassarli, allora questi territori che si vedono, che è la bellezza, no? Si vedono fino all'Amiata, e quindi Siena si sviluppa enormemente, questa carne diventa fornitore di Firenze, quindi c'è un rapporto, che è la pace, e lui Pandolfo è filo medicio, riesce anche a far sposare a un figliolo una Medici, perché evidentemente precostituivano un'idea di una Toscana, diciamo, ovviamente guelfa, naturalmente, ma poi guelfo non significa più niente a quel tempo, ma di mercanti, perché lui sono mercanti come Medici, e di sta tutti insieme, e cosa non li riesce, perché poi dopo lui muore, poi Pandolfo, perché si innamora a un certo punto di Caterina di Salicotto, era la moglie anche di un sellaio, la chiamavano la spada a due mani, questa Caterina Salicotto, sicché doveva essere una ragazza, ti puoi immaginare, questa spada a due mani. E il socero, che è quell'autore dei versi che si vedono nella Porta Romana, e poi si vedono anche dietro al carroccio, Borghese, te con la mia figlia, te con questa, e lui faceva, allora lui fece storie, ma Sicari lo fece pugnalare in piazza a Quattro Cantoni e si lo discuto, però poi si vede, era un po' anzianotto, insomma andò a Bagnovignoni, tornando a Bagnovignoni si sentì male e morì, i figlioli non erano buoni a niente, però Vannoccio, ritorniamo a lui,
Seguì negli, in vari esili e poi ebbe occasione di andare in Germania, andare in Alta Italia e scrisse questo trattato. Questo trattato è molto importante perché è la prima volta che si viene descritto il modo per purificare l'argento. L'argento si trova insieme al piombo, al rame, a tutto il piombo, a levarlo. Non è un, con le tecniche antiche si chiamano coppellazione, aveva una resa limitata. Gli spagnoli in Perù possedevano una montagna d'argento che si chiama Potosí, addirittura in 3 secoli è diminuita di 300 metri a forza di cavare, perché era piena d'argento, e però erano bloccati perché con le tecniche classiche praticamente sembrava esaurita. Invece con questa storia del mercurio, il mercurio è liquido, è come un solvente, no? Scioglie l'argento, poi si scalda, va via il mercurio e rimane l'argento. Allora a questo punto questo argento degli spagnoli li rese è la base che li regge tutto l'impero, perché pensa all'impero di Carlo V, di Filippo II, e poi cosa? Dall'America Latina alle Filippine. Per mantenerlo ci voleva un costo degli eserciti spaventoso, che alla fine è quello che fa crollare poi nel 600 la Spagna che impoverisce. Questo argento veniva cavato e mandato in Spagna per pagare gli eserciti. Però cominciano a capire che in Cina, per esempio, l'argento è rarissimo e i cinesi l'argento lo considerano quasi più prezioso dell'oro. E allora fanno una flotta e tutti i landi partiva, andava in Cina, portava l'argento e ritornava carico di merci cinesi, poi lo trasferivano sull'Atlantico, lo mandavano. Questo è Vannoccio Biringucci che determina con questo suo, tante altre tecniche, ma questa tecnica è fondamentale per la grandezza dell'impero spagnolo. Quindi è però lui è un architetto, è una persona, però insomma evidentemente, e poi fa anche un'altra cosa, insieme a Pandolfo Petrucci fa una società per fare cannoni e fanno una fonderia di cannoni sotto il palazzo comunale, giù dove c'è il magazzino del sale, ci fondevano cannoni. E siccome la metallurgia è importante, perché poi quando alla fine scoprono le alisatrici, i cannoni li fanno come tappi tutti dal sodo, perché se no il cannone per fusione scoppiava spesso. Io credo che lì abbiano fatto uno sbaglio, il piazzale sia per Vannoccio Biringucci, perché nella guerra di Siena, quando c'è l'assedio, tiravano fuori un cannone, fatto un enorme cannone, lo piazzarono fuori lì nel piazzale e spararono una botta a Monistero dove c'era il quartier generale dell'Imperiale. Purtroppo al primo tonfo, dice il suo, si crepò dalla bocca, un tonfo, si vede che c'era rimasta una bolla d'aria, qualcosa e così via. Quindi questa famiglia ha questo illustre, che non è una persona di grandi natali, diciamo, ma di grande ingegno, e è tutta una famiglia di gente ingegnosa, poi si vede in seguito. Vabbè, questa è la storia della famiglia Biringucci. Allora, lui viene alla prossima. Oh, ecco, le date della vita, lui nasce nel 1654, 7 d'agosto, per San Gaetano, nasce dal lattanzio di Giovanni Biringucci e Flaminia Marsili. La famiglia Marsili è una importantissima famiglia senese, quindi nasce bene, diciamo. A 11 anni è armato, è armato vuol dire ha l'investitura nella chiesa di San Ramondo, lì al rifugio, viene, perché lui nasce nel Leocorno, quello è ora il Palazzo Bruchi, il Palazzo Biringucci, lui nasce lì e infatti si vede dopo. Poi viene, fa parte 8 volte della Balia, quindi è il governo supremo, quindi uomo di, fa anche politica praticamente, diventa anche 2 volte capitano del popolo, una delle classi. Però nel frattempo, ecco, va a Livorno e fonda una fabbrica di pannine, però trasferisce nel 1713 e lo riporta a Siena. Poi fa testamento nel 1724 con la moglie, non hanno figli e quindi anche la moglie fa le volontà del marito tutti insieme e poi alla fine muore nel palazzo e c'è scritto Terzo San Martino, Contrada del Corno, Popolo di San Giorgio. E la prossima. E ora parliamo di queste pannine perché sono la sorgente. Eccolo qua, questo è il frontespizio, perché il testamento è un libro, È un affare, io non ci ho avuto la pazienza a leggerlo tutto perché è una cosa complicata. Vede, testamento Marcello I, Patrizio Sanese, e qui c'è scritto, la prima comincia, disposizioni per funerale, meticolosissime, con anticeri, vuole sapere, lo dice prima. Poi
l'obbligo dell'inventario. Per prima cosa bisogna inventariare tutti i suoi beni, anche quello me lo sono guardato, non tutto, perché è un atto librone in questa maniera, perché ci sono alcune cose, poi è una cosa sterminata, perché le proprietà di quest'uomo. E poi ci sono i legati, no, ai servitori, poi c'è anche delle cancellazioni di crediti, dice no, di debiti, quello c'ha dei debiti, no, è buono tutto, morendo, insomma, tanti soldi aveva fatto e non aveva bisogno. Ecco, quindi è un uomo evidentemente, direi, generoso, ecco, nella sua, una persona, e anche nei riguardi dei servitori, eccetera, c'ha tutto e soprattutto c'ha una grande attenzione verso la moglie, questa signora Cassandra De Vecchi, che è un'altra famiglia importante, De Vecchi, e quelli hanno il palazzo nel Pantaneto, c'è un palazzo De Vecchi, no? Uno a metà Pantaneto andando verso la piazza del campo sulla sinistra. Comunque ha avuto un grande amore, però ha avuto figli, senza figli, quindi questo, forse per questo poi si sente molto portata a aiutare i giovani. La prossima. Ecco, che cosa sono? Lui ha tanti beni immobili e tanti beni mobili, perché c'ha, dice, c'è anche dell'inventario, a un certo punto mi ha fatto ridere, c'è anche inventariato un palo di ferro, perché c'ha i fini, i bigonzi, tutto fa inventariare, anche un palo di ferro viene inventariato. E poi elencano i nomi, palazzi, mulini, gualchieri, tenuta tra colle, Monteguidi, Roccastrada, Castiglione della Pescaia, c'ha l'allevamento di bufale, perché vedete, facevano le bufale, che c'era c'era la palude, no? I beni detratti, ecco, però i beni, questo fideicommesso, ora poi racconto che cos'è, vanno con l'usufrutto alla consorte e poi vanno alla compagnia della Madonna sotto le volte dell'ospedale, che poi viene soppressa da Pietro Leopoldo e ricostituita 2 anni dopo col nome di Società di Esecutori di Pie Disposizioni. Quindi la base della ricchezza delle Pie Disposizioni viene dall'eredità di Pandolfo, di Marcello Biringucci, ed è una, nell'archivio, cioè l'archivio Biringucci è una stanza intera di volume a legge, di una cosa, non mi sono nemmeno provato a fare, però poi c'è anche tanto contante, perché c'è crediti che sono al 3,5% per molte migliaia di scudi verso 131, diciamo, debitori. Io lì per lì pensavo che fossero un po' in ostruzzino, dico, andiamo a questi tutti questi soldi, invece no, perché lui sono prestiti senza termine. Lui gli fa presta questi soldi, alla fine si vede che il fruttato è superiore al capitale, ma non perché lui l'ha tirato il golino, ma è perché da tantissimi anni questi pagavano, magari non avevano soldi lì per lì, e questo dice qualcosa della società in cui campava, che erano queste famiglie proprietarie di terre, avevano tante terre, ma come capita avevano poco fulminante, e quindi lui gli presta soldi e questi anni, per decenni pagano, alla fine gli interessi superano il capitale che gli ha prestato. E poi la cosa, in casa c'ha 700 scudi. Ecco, in un cassetto trovano 74 diamanti sciolti in un cartoccio, qui c'è anche quelli, e devono essere stati forniti da un ebreo, perché c'è il nome di un ebreo che ha un credito verso, quindi probabilmente prendeva, perché gli ebrei erano famosi per commerciare a Amsterdam diamanti, quindi aveva questo è il personaggio. Com'è, ecco la prossima, com'è che quest'uomo riesce a fare tutti questi soldi? Intanto parte bene, perché c'ha questo fideicommesso istituito dall'avo, dal nonno Giovanni Biringucci. Chi è, cos'è il fideicommesso? È un istituto giuridico per impedire la frammentazione dei patrimoni. Cioè queste famiglie, se cominciano a dividere per 2, per 4, per 5, dopo io non gli rimane più niente. Allora il fideicommesso è un istituto giuridico per cui il possesso passa dai padri in figlio, linea maschile, donne non se ne parla, e finché c'è se non c'è l'erede si passa per esempio a un nipote, oppure del fratello, o anche della sorella, e questo è il caso di Vannoccio, perché lui non ha un fratello, c'ha una sorella maritata Sergardi, Curzio, e il nipote si chiama Curzio Sergardi, quindi lui, e tutto questo fideicommesso, tutta questa massa di roba, passa a questo Curzio Sergardi, poi vedremo. Ecco, e ora qui è interessante, perché questo si capisce in realtà la società classista bloccata era, perché
i cadetti scapoli, se quelli non hanno voglia di fare niente, possono stare a casa tutta la vita a spese dell'erede, del primogenito, cioè hanno, possono mangiare, dormire, anche le nubili, ma le nubili ce ne rimane poco. La primogenita in genere, cioè le donne si la sposano con un altro della stessa categoria, addirittura se provano a sposare uno fuori della cerchia, perdono un sacco di diritti questi patrizi del tempo, quindi cioè, tutti, sono tutti intricati fra di loro, spesso sono popoli, biscugini, ugini, anche a volte c'è anche qualche zio che sposa la nipote, insomma vanno perché tutto l'ossessione è mantenere il patrimonio intatto, magari aumentarlo, ma non diminuirlo, diminuirlo e poi ci pensano i vizi, cioè spesso sono giocatori e perdono al gioco. Ecco, io conosco un episodio, non so se conoscete la villa di Solaia, sulla strada, quella apparteneva a un piccolo uomo di Clementini, me l'ha raccontato uno, che dice, questo insomma una mattina a colazione, i ragazzi, dice allora facciamo le valigie, stanotte l'ho persa al gioco, un colpo, che questa storia della noia, perché sai, come dice l'ozio è il padre dei vizi, il gioco era deleterio, ammazzava e rovinava tra i cadetti, ma anche i capi di famiglia, tanti famiglie sono sparite proprio per questo vizio pazzesco. Le ragazze, la figlia e i primogeniti sposano con la dote, ma tanto rimane sempre nel coso. E invece le altre vanno in convento. Parecchie anche qui, alla vita eterna, hanno questi conventi, ce n'è 21 nel 600, uno solo è fuori di Telepura, è quello di Sant'Abbondio. Gli altri sono 20, sono conventi, 20 conventi, e con alcuni di classi, questi hanno il nome vita eterna, le trafisse a San Marco, e le Sperandie si chiamano le trafisse, deve essere una cosa. Poi c'è quelle del paradiso, le monache del paese, lì ho trovato un mio cognato, cioè, ha dato un diario di un suo antenato, che è un diario di nozze, e racconta che questa sposa, che si chiama Alessandra Fantoni, la tirano fuori dal convento, che ha 14 anni, e la fidanzano, perché credo non avesse molte scelte, e si sposa quando manca 2 o 3 settimane a compiere 15 anni. Perché ce le ficcano anche a 5 anni, queste bambine. Qui anche via, probabilmente qui ci sono gli spiriti di queste ragazzine. E qualcuna ci rimane tutta la vita. Sono edifici grandi, hanno poi quelle signore, sapete la storia della monaca di Monza, il famoso, ma qui ce ne 20 dentro le mura di queste robe. E chiaramente a volte se gli danno il privilegio anche stare con la sorella, ma ci passano una vita. C'è una cosa, il Concilio di Trento, che finisce nel 1564, mette ordine, perché la Chiesa era anche, tutti i santi, Santa Caterina, tutti a predicare, bisogna riformare la Chiesa perché era un disordine spaventoso. Fra le cose che fa il Concilio di Trento, mette un po' in ordine nei conventi. Io mi alza muri a metterli le grate perché era un po' un affare. E questa cosa all'aristocratici gli dà noia. Mi dice, ma qui le figliole sembrano andare in prigione, non ci vogliono più andare. C'è una battaglia per imporre queste regole. Perché immaginare una bimbetta, te la chiappano, te la ficcano e poi ci muore. Se è da marito la tirano fuori a 14 anni per mandarla, sai, le fanno sposare presto le ragazze per tante ragioni, perché si moriva di parto e non era una cosa, un evento raro, per cui bisognava affrettare a farle procreare. Queste poverine facevano delle baracche ai figlioli, qualcuna moriva presto, quindi immaginate, questa città è una città statica, tutti che sono lì affannati a difendere queste terre. Però vedi, cominciano a filtrare delle idee, e questo si vede, questo Marcello deve essere stato piuttosto accorto, perché capisce che lui, si vede, gli piaceva, forse fa soldi, non lo so, allora va a Livorno, perché Livorno è una città, è un porto franco, istituito da Cosimo de' Medici, opportunamente ci sono gli ebrei, ci sono gli armeni, ci sono gli inglesi, ci sono gli olandesi, cioè tutto il Mediterraneo, e lui lì trova un socio che si chiama Tanà, il cognome è ebraico, probabilmente è un ebreo convertito, è un socio direttore, lo associa, ma probabilmente lui ci mette soldi e questo ci mette, e fanno questa fabbrica di pannine, sarebbero panni di lana leggeri, che poi cominciano a commerciarli in tutto il Mediterraneo,
C'hanno fino a 3 navi per fare il commercio, quindi produzione c'è la lana della Maremma lì a Livorno, arriva, fanno le pannine. È questa la ragione con cui questo accumula questo po' di affari. Il fideicommisso lo molla, perché chiaramente lo deve dare, in questo caso, al nipote, a questo Curzio Sergardi. E poi che succede? Ecco, volevo sempre dire un'altra cosa. I cadetti, ecco, che mi sono dimenticato, i cadetti possono avere anche un destino, possono, più delle volte fanno le carriere ecclesiastiche, se diventano vescovi, arcivescovi, papi, e portano poi alla famiglia. I Piccolomini, Piccolomini hanno avuto 2 papi, anche se uno è durato poco. Chigi ha avuto Alessandro VII, quindi poi se no cardinali, eccetera. Quindi questi se sono vispi, però ci sono anche quelli che fanno. I militari ci vanno poco a farlo, se qualcuno va a fare il militare, ma non è una professione dove si può guadagnare tanto, a parte i Piccolomini, che con Piccolomini diventa poi. E sposa l'Aragona e poi diventa duca d'Amalfi, allora quelli poi che sono nipoti di Pio II. Però questi qui, ci sono quelli che fanno arrivare a casate, ma non sono tanto furbi, perché anche per far strada nella chiesa bisogna. Allora lì c'è un altro istituto che si chiama il patronato, cioè una famiglia prende un poderino e lo mette a patrimonio di una cappella oppure anche di una parrocchia. Le rendite servono a mantenere il parroco e prende il nome di rettore. Che vantaggio c'hanno? C'hanno un vantaggio che lo nominano loro il rettore, perciò se c'hanno uno è tanto furbo, non è il posto fisso, capisce, con questo, tant'è vero, questi patronati addirittura se li scambiano, passano in dote, perché è comodo avere un modo per sistemare un cadetto che ha fatto la carriera ecclesiastica, ma insomma si sa che non va tanto lontano, quindi c'è tutto questo sistema incredibile, oppressivo, e naturalmente poi lì come nasci rimori, perché non è che è facile salire tanto in questo sistema, e questo invece, ecco, alla fine nel 1737 però la dinastia lorenese sopprime il fideicommisso, dice non è più legale, e lo fa perché loro vengono dalla Francia, in Francia c'è la politica di Colbert che comincia a dire ma per sostenere l'impresa, cioè la manifattura, cioè l'industria, ci vuole capitali. Questi capitali sono congelati nella terra, non va bene. Bisogna scongelarli in maniera che vadano a finanziare lo sviluppo industriale. E quindi a quel punto comincia un guaio, perché cominciano a dividere e condividere, anche se si patrimonio sui mezzi, generazione dopo generazione si polverizza tutto quanto. Ma questa è un'altra. Però ma Vannoccio forse capisce in tempo questa cosa e si mette a fare l'imprenditore, che nessuno dei suoi, poi diventa tanto ricco che ha visto i 131 sono tutte famiglie ricche, diciamo, non ricche, ricche di terra, ma poco contante, lui li dà e le cose, quindi evidentemente è un uomo che anticipa di parecchio i suoi tempi, deve essere un personaggio veramente particolare. La prossima. Allora, che fa questo fideicommisso? Il fideicommisso passa, ovviamente, al figlio, a questo Curzio Sergardi, il quale però ha un obbligo, secondo le regole, deve cambiarsi nome e cognome e chiamarsi Marcello Biringucci Junior. Per questo è loro. I fratelli Sergardi, però te ora ti chiami così, quindi l'eredità si figlia a noi. No, insomma, c'è una lite, però poi si accordano. E alla fine che succede? Succede che alla fine appunto i discendenti riprendono questo nome Sergardi, ora si chiamano Sergardi Biringucci, una famiglia che esiste ancora, gli arriva così il cognome, perché si rifigliano il nome Sergardi, perché questi secondo le regole doveva chiamarsi quelli che percepivano soldi, si devono chiamare Biringucci, però insomma salta il fideicommisso e quindi, però ecco, vede l'erede, ebbe la facoltà di occupare il palazzo, quello Palazzo Bruchi accanto a San Giorgio, però purché non deve noiare la vedova. Se li dà noia deve trasferirsi in un altro palazzo, che è quello di fronte a Samoreci, perché se lui vuole mette una serie di paletti, la sua vedova non deve essere, proprio dice, noiata, o li deve rompere scatole o l'amministrazione, se poi lei questi non ce li gradisce in casa sua, questi eredi, questi figli adottivi, diciamo, No, questi se ne vanno a un'altra parte. Lui ha veramente una grande attenzione verso questa amatissima, veramente deve essere un grande amore, deve essere stato. La prossima. Ecco, invece parliamo all'altra, quello, ecco, là, il fideicommesso lui lo deve dare
E poi lì Sergai diceva, però quello è fuori, quello si è guadagnato lui con le sue imprese, è la fabbrica di pannine, questo l'ho detto, la fonda a Livorno Coltanà, questo ve l'ho detto, poi la trasferisce in Fontebranda. Il Fontebranda fa la sua la porta lì nel 1713, e bellino che c'è l'inventario di tutto quello che c'è, compresa la cosiddetta farmacia, cioè il deposito dei coloranti. Tra i coloranti c'è, molto diffuso a quei tempi, è il guado, che è una tintura in blu, che è come lima, è più economica dell'India. Non è un caso, ho trovato che il Nicchio è debitore verso Marcello Birigucci per 3 scottine. Sono andato a chiedere lì a vedere nell'archivio del Nicchio se c'era questa storia. Probabilmente, essendo panni blu, ci hanno fatto le monture. E lui non solo c'aveva la fabbrica, ma c'aveva anche, considererebbe oggi, l'outlet all'Arcone di... Come no, c'aveva il negozio all'Arcone di Aceto. Lui non solo le fabbricava, e poi le vendeva. Quindi quest'uomo anche lui ha continuato con questa storia dei panni di lana e ci ha fatto questa fortuna incredibile. Vabbè. Andiamo alla prossima. Ecco, però il monumento, diciamo, quello di marmo è molto bello, ma il monumento di Marcello Rosa è la fondazione dell'alunnato. L'alunnato era appunto un fondo che serviva per facilitare le carriere dei giovani. Non è il primo che fa, ce n'è già un altro, quello l'alunnato, oddio, me ne vedo più come si chiama, insomma, ce n'erano, queste erano abitudini di fare questi atti di generosità pubblica, nella tradizione, se si vuole, romana, dell'amor patrie, cioè si deve fare, uno è molto, e questo è tipico anche del mondo protestante, quando ha fatto molti soldi deve anche dare qualcosa alla comunità per tuo onore, per tua cosa, ma perché vuoi bene alla patria. Lui questo lo fa completamente. Queste sono le parole. Dice, ogni restante poi delle rendite di detta eredità, detratte le spese, si eroghi sempre, in perpetuo e senza alcuna predefinizione di tempo nel mantenere, l'ho messo in un detto importante, fuori della città e stato di Siena e così in Roma o in altre città e università cospicue per lo studio, tanti giovani sanesi quanti comporterà il residuo delle dette rendite di eredità. Vabbè, tutto quello che avanza deve servire per questo. Io vi ricordo aver visto da ragazzo il manifesto delle pie disposizioni dove c'era 3.000 lire, mi pare a quei tempi, delle pie disposizioni, perché evidentemente nel tempo questa cosa si è consumata, però lui per questo alunnato è servito, e come vedremo, per alimentare tutta la cultura e la cosa di Siena del 700, dell'800 fino al 900. Perché però è la cosa più bella, a me quasi mi commuove, perché questa dice, giacché l'intenzione di me testatore è di cooperare al pubblico bene, al quale conferiscono anche le buone arti e professioni esercitate onoratamente e perfettamente. Cioè il pubblico bene si fa, sì, oggi tutti si pensa alla politica facendo, no, il pubblico bene si fa facendo anche bene il proprio mestiere. Arte o professione, esercitandola con onestà e competenza, questo è un modo politico di fare, e politica anche questa, non è solo facendosi eleggere, perché se dove ci sono buoni cittadini, diceva Rousseau, solo dove ci sono buone leggi servono buoni cittadini più che le buone leggi, ma se i cittadini sono buoni e le leggi sono buone, ma ti fai tutte le leggi che ti pare, ma se la cittadinanza non è buona, le leggi non servono. Quindi l'idea è molto moderna, direi, poi moderno è una parola ambigua, perché moderno non vuol dire fatta oggi, significa una cosa e va bene, a volte non vuol dire attuale, questa è una cosa, e questo nel 1727 ha questo amore di patria, ha fatto tanti soldi, li distribuisce, le lascia alle sue disposizioni per tutte le opere e cose, e poi però lascia questo grosso forma per fare giovani, specifica, tanto nobili quanto ignobili, che sono, anche perché i due possono avere tutti, non è che ci bisogna siano i figli, quindi è molto, diciamo, democratico. Fra l'altro, sì, senesi che però devono andare fuori di Siena, vedi, per questo l'idea forse di mandare la gente a giro non era sbagliata, e è una buona idea. E la cosa interessante è che poi, naturalmente, non è poi tanto pollo, perché prima vuole vedere i saggi. Infatti
sono conservati dalle sue disposizioni, i saggi di quelli li fa fare una prova per vedere se sono buoni, eh? Sì, poi se non studiano li vuole i soldi indietro, gli ci vuole un garante, perché questi devono studiare, devono pigliare i soldi. Quindi è una cosa modernissima, e che meriterebbe, che io ho cercato quando ero priore, ho cercato anche il magistrato, ma facciamo queste cose, noi abbiamo bisogno di giovani capaci di stare nel mondo per reggere questa città. Se tutti ci si rimette solo lì e guardassi l'ombelico, questo noi si muore, perché non si può sopravvivere. Una comunità come questa, che vuole stare a livelli in cui sta, perché noi siamo privilegiati a Siena, stiamo in una città fantastica, il rapporto fra servizi e popolazione è una cosa. Quante città ci sono e hanno un policlinico di questo genere? Siamo quattro gatti, ma è che hanno un territorio in questa maniera. Però per mantenerlo ci vuole gente. Vedi, per esempio, questo è un seme buono, Marcello, che ha dato frutti per tanto tempo. Beh, insomma, posso dire anche Achille Sclava ha fatto questo, Tommaso Pendola. Ma quanti? Basta una persona a volte in un momento, un seme casca nel momento buono e poi continua. E questo è quello che dobbiamo fare. Infatti, vedi, la prossima. Ecco qui un elenco di persone che hanno usufruito dell'alunnato Beningucci. Giuseppe Pianigiani è quello che progettò la ferrovia da Empoli a Siena. Non solo progettò la ferrovia, ma anche fece un'officina per la fabbricazione di locomotive e di vagoni. Quindi si facevano le locomotive nel 1850 in Italia, a Siena, che era come fare i jet a la fabbrica di... Queste facevano, fabbricavano a Siena. Poi piano piano è finita l'officina ferrovie, dove entrò in riparazione, poi l'hanno levata tutta a Pistoia. Beh, c'era tutti, dove c'è ora laggiù la stazione vecchia, si chiamava, quella dove ora c'è il Monte dei Paschi, quella era un'officina, era il terminale della ferrovia, perché era la stazione di testa, ma c'era anche la fabbricazione. Pietro Tommi è un personaggio che ha portato la chimica. Lui andò con l'alunnato Beningucci, Pianigiani andò da Stephenson a imparare a fare ferrovie, andò da imparare. Questo Tommi andò a Parigi da Thénard, che è un ragazzo della chimica, uno chimico dei coloranti, cioè il blu di Thénard, è un tipo di colore, è un esperto. E lui tornò a Siena e si mise con Pepi, mi pare, sì, che era un farmacista, a realizzare i colori delle ceramiche quattrocentesche, le rifecero e cominciò questo a fare i coloranti fatti qui. E però purtroppo ebbe delle gelosie, lui chiese all'università di ordinargli dei materiali per fare la chimica, una gelosia, non delle dette, però insomma poi dopo, quindi ha portato la chimica, ma uno importante. Questo Morelli è stato, diventò il clinico medico a Pisa, e fatto la storia, le cose le ho trovate lì nell'archivio. Questo fa a un certo punto la storia della famiglia Beningucci, lo scrive per gratitudine questo Morelli. Cassioli, lo conoscerete, c'è il museo a Asciano, lui ha fatto questi famosi quadri, il giuramento di Pontida, la battaglia di Legnano, bellissimo. Pietro Aldi, l'affreschi alla sala del Risorgimento, ha fatto lui, ma ha portato Arturo Veligiani, tutti i cose del Palazzo Chigi Saracini. Cesare Maccari ha fatto gli affreschi nel Senato, a Palazzo Madama. Infine, l'ultimo, è Cesare Brandi, il quale con l'alunnato Beningucci andò e cominciò, lui era laureato in legge perché la facoltà di lettere non esisteva, e andò a Roma e poi è diventato uno storico, un critico d'arte, insomma, importantissimo. E anche lui è stato nel Novecento, è arrivato fino al Novecento, l'alunnato Beningucci. Tutto l'Ottocento senese, tutto quello che è stato fatto, è fatto, ma questi sono alcuni, perché poi questo è tutto per questo uomo, per la lungimiranza di questo uomo. Infatti la prossima e ultima, questo è il proverbio cinese, dice chi costruisce il futuro semina uomini, è una grande verità. Seminare uomini, seminare, favorire carriere, favorire vocazioni, questo ci vuole. Noi abbiamo, perché alla fin fine, sì, i capitali sono, naturalmente, i soldi sono importanti, ma il mio maestro mi ha detto saperli spendere è più importante, che è una grande verità. Però ci vuole le persone che abbiano, qual è la cosa, una delle cose più belle, si trova nello statuto dell'arte dei pittori senesi,
e dice questo, e questa è un'altra bellissima cosa senese: nessuna cosa, anche minima, può essere iniziata né portata a compimento senza queste tre cose, senza sapere, senza potere, senza con amore volere. Perché bisogna che tu sappia le cose, però tu essi messo anche in condizione di poter applicare il tuo sapere, perché se no ti rimane lì, eccetera. E poi però senza un amore volere, ci vuole l'amore per fare le cose, ci vuole, come si dice, anche per fare il sugo, ci vuole passione. Noi, la passione è quello che ti fa portare in fondo, magari un compito difficile, una cosa complicata, è questo. Ecco, questo è stato Marcello Vinengucci e va ricordato. E credo che abbia fatto tanto questa città, e credo che questa città dovrebbe, non solo ricordarlo va bene, ma dovrebbe prenderlo come esempio. Abbiamo buttato via tanti soldi in questa città, avessimo speso una briciola per seminare uomini. Io l'avevo proposto, ma come magistrato non capivo. Vabbè, insomma, comunque questo è Marcello Vinengucci. Cioè una persona che va ricordata perché ha fatto tanto per la città. Grazie, spero di non essere stato esagerato nel periodo. Chiacchierato troppo, quanto chiacchierato? Più di un'ora. Ma mi sembra che questo percorso che abbiamo fatto, diciamo, sia in maniera espansa all'esterno, ma poi con ritorni immediatamente anche nella città, per non perdere, no? Per dimostrare che è possibile allargarsi al mondo senza perdere la propria identità. E questo è una testimonianza importantissima che ci sprona poi per altre volte. Quindi ora, se ci sono dopo questi stimoli, qualche domanda sul personaggio, ma domanda anche di quelli che possono essere stati questi personaggi che hanno usufruito, e dire: questa città è tutta berebenna d'accero, come si usa dire, solo palio? No, non è solo palio, perché si sta dimostrando con questi personaggi che affrontiamo che non è solo palio. Però qualche cosa, qualche limite ce l'abbiamo anche noi. Ora vediamo un po' se ci sono delle domande. Aspetta, se no non viene registrato. Dovete sapere che noi non solo lanciamo queste informazioni, questa storia, queste considerazioni agli astanti, ai presenti, questo è già una cosa importante, ma noi cerchiamo di lasciare traccia attraverso questi ordigni meravigliosi che la scienza ci mette a disposizione per costituire un archivio su cui noi possiamo andare a rivedere. Allora, nel portone dove sta la mia figliola, che sta nel Palazzo dei Vecchi, c'è un cancello, è stato fatto tutto con le baionette dei militari, con le canne dei fucili e con la baionetta, e più un altro grata, che sembra una finestra, però è chiusa. Bellissimo. A Saporesci? No, nel Palazzo dei Vecchi in Pantanese. Ah, sì. Allora, di fronte, proprio dove era la farmacia, ecco, la mia figliola sta lì, all'ultimo piano. È il Palazzo dei Vecchi, però, mi pare, se sbaglio, è lui, esatto. Sì, sì, ma lo conosco, mi ricordo ci stava. Riuniti. Sì, ho capito, vale, sì. Sì, ma è fatto con i fucili, con le canne, con le baionette, fatto, se ho capito bene, no? Non ho capito bene, forse sono un po' sì, simili. No, sì, ma sì, interessa, sì, sì, ho capito, sì, ho capito. Con le canne e i fucili, ma senti, voglio andare a vedere. Si può vedere. Sono curioso, vado a fotografare. Entrando dentro l'entrone? Vabbè. Ti prendiamo in parola, si va con Piero a fare la ripresa, Piero? Ecco, il palazzo, siccome si è visto Sergardi, Biringucci che si sono poi... Il palazzo Sergardi in via Montanini... Quello fa parte di questa... è del Sergardi, ma no, da Biringucci a Sergardi...
gli arriva da parte di Beringucci Torre Fiorentina. Torre Fiorentina, la villa, quella che c'ho la torre, la villa dove poi c'è stava, sì, sì, quella che viene dall'ascito Beringucci, ecco. Mentre il palazzo Sergardi Beringucci è proprio della famiglia Sergardi. Il palazzo Bruchi, che è il palazzo Beringucci, poi arriva a questo Bruchi, famoso presidente del Monte dei Paschi, attraverso una serie di vendite, perché poi questi palazzi cominciano a cambiare proprietario e arrivano fino a lui. Però Torre Fiorentina viene da Beringucci, riviene attraverso questo fideicommesso, gli arriva, poi è grande villa, eccetera. Per dire, aveva anche lì, è anche vicino allo sclavo. E lì anche quello, sì. Ecco, questa cosa, sì, si sente, sì, questa genialità che esiste anche in intraprendenza, così, preveggenza dei personaggi senesi, perché non si è espressa? Poi tutti hanno avuto bisogno, anche, penso anche a Giovanni Caselli, no? Il famoso inventore del pantelegrafo, che insomma già nel Settecento trasmetteva i disegni a distanza, sì, sì, ragazzi, su rame, non su carta, ma trasmetteva il discorso, cioè il fax praticamente. Ma non è in patria, no, questo. Però allora si può prendere Marconi, perché Marconi per fare le cose dovete andare in Inghilterra. Eppure Marconi avrà fatto qualcosa, no? Aveva la madre irlandese, ma lui poi andò a fare, perché? Perché c'era un ambiente adatto, a parte capitali, ma c'era anche l'atteggiamento, perché per esempio gli Stati Uniti progressivamente sono diventati questa nazione che in fondo è una banda di emigranti e basta, perché c'è il culto dell'impresa, l'idea del rischio, il rischio è buono, non è cattivo, invece le società, soprattutto quando c'è molta proprietà stabile, fondiaria, diventano pigre. Pensa a Venezia, dicevano i veneziani, noi ariamo il mare, quando poi Venezia, perché i turchi diventano forti e cominciano a spodestarli, cominciano a fare la politica di terra, cominciano a andare a espandersi nel Veneto, a fare le ville, a fare le cose, e poi cascano come una peracotta. Cioè, è anche un po' il problema per cui Siena nel 200 è competitiva con Firenze, però poi perde, mentre Firenze gli rimane le manifatture, perché hanno l'Arno e fa girare le gualchiere, fa girare tutte queste storie, a Siena no, Siena sono senesi bravi a trovare l'acqua per bere, ma non c'è forza idraulica. E invece c'è poi tutta questa possibilità fondiaria. Guarda, sia Machiavelli e Ricciardini, quando parlano di Siena, credono che come territorio dal punto di vista agricolo è più forte di Firenze. Però è nello stesso tempo la terra addormenta. Alla fine diventa sapito a una rendita e quindi spenge l'istinto del rischio, il gusto del rischio, che è una cosa è fondamentale, senza il quale te piano piano col tempo sparisci. Non è mio chiaramente, ma è del professor Carlo Cipolla, è uno dei più grossi storici dell'economia, e dice che alla fine Siena, dove entra il rapporto tra Firenze e Siena, è quello che esiste fra l'Inghilterra e il Portogallo. Sapete, il Portogallo è estremamente legato da un patto del 1800, addirittura anche per difendersi dalla Spagna. E che il Portogallo fornisce le materie, l'Inghilterra le trasforma, quindi in Firenze gli rimane questa capacità di trasformare, di imprendere, di manifattura, che a Siena si spegne, perché per esempio la gualchiera è questa macchina per pestare il coso, e i romani la facevano gli schiavi, li mettevano lì nella vasca o piedi, e poi gli schiavi non ci sono più, invece trovano questa, con la forza idraulica. Però qui ci sono le gualchiere sparse intorno a Siena, abbandonate, ce n'è diverse, però non sono a Siena, loro ce l'hanno a Firenze, ce l'hanno in casa. E quindi questo mix di finanza, di commercio e di impresa a Firenze gli permette, specialmente poi a Medici, uno sviluppo superiore. Invece a Siena si ritrae questa cosa, rimane, e in fondo è questo il meccanismo, perché in realtà la Siena del 200 è una Siena piena di molto competitiva con Firenze, non è così come ora la distanza. Alla fine poi Siena si accomoda in questa posizione, fra l'altro però insomma di legame, perché non è vero che c'è questa storia dell'inimicizia fiorentini, è una cosa inventata molto nell'Ottocento, perché in realtà c'è un legame economico
che non gli interessa, poi perché deve venire a Siena, non c'è il food house, diventa anche lì, non so perché anche ieri nella storia della preferisce sarà storia, cioè questa bella trasmissione su, poi Siena sull'università, pensò, sull'università no, Firenze, di Siena allora, io, Firenze non ha mai conquistato Siena, mai. Dice la guerra fra Siena e Firenze non era la guerra del 1555, era fra la Spagna e la Francia. I medici si misero, gli spagnoli ebbero più, e i senesi si misero francesi. La cosa è solo una fazione, ma è un effetto di una guerra internazionale che porta a far sì che poi i medici si prendano, ma lo prendano non la Repubblica di Firenze, si prende Siena, si prende medici come feudo, è un procedimento personale, e i senesi, l'aristocrazia senese, alla fine li va bene di avere i medici come padroni, perché insomma sono della loro razza, sono sempre aristocratici, quindi li va bene, quelli non sono riusciti a fare lo fanno come medici. E quindi c'è questa città, ha una storia sua, oh, scusate, ho parlato troppo. Siccome è interessante anche un'altra cosa, una certa capacità imprenditoriale anche del rischio, c'è più verso Poggi Bonzi, no? La parte che risente dell'influenza fiorentina. La cosa curiosa, diciamo, Castellina, Staggia, parlano già l'influenza fiorentina. Io ho sperimentato, perché c'ho appunto una proprietà giù, attraverso verso il mare, dove noi avevamo Talamone, avevamo i possessi in Maremma, parlano senese, ma fino a 150 chilometri da qui. A Castellina parlano già tutti fiorentino. Quindi questo il confine linguistico è Staggia. A Staggia parlano senese, di là parlano a Poggi Bonzi parla fiorentino. Però Colle è in particolare, perché Colle nell'Ottocento è stata una città industriale, c'era vetrerie, c'era ma perché c'è l'acqua, perché vedi il nonno di Coso va a comprare, fare le ferriere, va a Valdezza e lì c'è già questa manifattura, e quindi rimane a Siena, non si può nascere più perché è rimasta lì bloccata. E questa è la ragione, cioè, sono anche le ragioni economiche poi alla base di tante cose. E sicuramente il confine, il Chianti è fiorentino, ora non è provincia di Siena, ma sostanzialmente gli antigiani avevano paura di Siena, si buttano dalla parte di Firenze perché cioè, Siena era vicina e si fanno difendere da Firenze, la Lega del Chianti, Brolio, sono ricasoli, sono fiorentini. E il confine della Repubblica è ancora linguisticamente lo senti, Cassole sono senesi. A caso le parlano senese, al San Gimignano no, ma le cambia l'accento, cambiano le parole, è impressionante. E poi vai verso la valle, verso la valle della Cecina, poi vai giù, poi comincia. Sì, vabbè, quello è il dipartimento del Lombrone, poi Napoleone lo fa, è così, è il territorio è di una cultura, che non è solo senese città, perché la nostra cultura, ricordiamoci, senese, dobbiamo tantissimo al territorio verso l'Amiata, la Maremma, pensa alla gente che è venuta, ha cominciato da Duccio, Duccio è nato a Montepescini, sembra, dicono, non è nato a Siena, sì, dicono, sono nati, ma la campagna riforniva la città di persone vispi, quelli più vispi erano, venivano poi e rinsanguavano, perché qui dentro le mura, se no è così. Certo. C'è un debito incredibile verso la cosiddetta, verso, poi i senesi li chiamavano gazzillori, sono campagnoli, e lì più vispi, poi si venivano, e la città viveva, vive ancora, se si guarda verso la Miata, e quelle sono le terre di Siena, a nord non ci si guarda molto, no? Noi si guarda sempre verso la Miata, Miata è questa montagna, che chiude l'orizzonte, sembra una cosa, è una cosa di una bellezza che credo ci sia, ormai la apprezzano tanto. Te hai lanciato un altro argomento che non si affronta stasera, però il discorso del territorio, se noi si pensa fino al 1904 esisteva il comune di Masse di Siena, sì, che avvolgeva intorno la città, e questo sarà un argomento che noi ti convocheremo a questo, perché i comuni delle Masse, che ripartivano dai terzi di città, insomma, cioè, avvolgeva fino al 1904, perché io cercavo tutto ciò che succedeva a Siena per la fondazione dello Sclavo, no?
Allora ho trovato che è stato eliminato per regio decreto il comune di Masse di Siena. E se voi pensate, questo argomentino qui, in cima a Via Retina, dove c'è la villa di Sant'Eugenia, villa di Sant'Eugenia va tra Via Retina e Sant'Eugenia, villa Manzoni, dove ci stava la figliola di Alessandro Manzoni. E quando il suo babbo venne a trovarla, avevano un rapporto un po' particolare, venne a trovarla, il comune mise nel murello, nel muraglione, potete vedere anche ora andando in giù sulla sinistra, in alto un po', c'è le foglie un po' nascoste, ma c'è una lapide bianca che ricorda questo evento del maestro che è venuto a trovare a Siena. Che chi l'ha messa? Il municipio delle Masse di Siena. Siamo in bocca a Porta Pispini e lì non era comune di Siena, era comune di Masse di Siena. E la sede del comune è dove c'è l'albergo Santa Caterina. Quella era la sede del comune. In valli. Il comune di Masse di Siena era... La porta le chiudevano la sera. Mio babbo me lo raccontava e lui era lì al pavone da... Bianchi Mandinelli, quando voleva entrare dopo le 9 bisognava bussare e c'era il dazziere, arriva all'uscio per farti entrare. Tenevano la porta chiusa, c'era, la chiudevano. E questa c'era una ragione economica, perché tutto il comune si reggeva sul dazio. Certo. Quindi questo è un argomento interessantissimo, sapere il comune, tant'è vero c'era anche il detto, no? Sei delle lastre, sei delle masse, sei nato nelle masse, no? Qui intorno a Siena. Questo qui, quindi è un argomento che mi ha sempre affascinato, quindi ti si convocherà prossimamente. Va bene, grazie, volentieri. Intanto noi ti si ringrazia di questa tua disponibilità e della profondità degli argomenti con cui tratti un argomento, perché questa cultura entra e si interseca su tutti gli altri cosi, perché normalmente si dovesse fare uno come me, va in un canovaccio dritto. Ma chi conosce la cosa varia di qua e di là, questo è conoscenza, questa è cultura. Quindi un grazie da tutti gli astanti e soprattutto poi un grazie da quelli che ci seguiranno in futuro attraverso il mezzo. Grazie e complimenti per questa iniziativa. Grazie. Bene. Allora.